Ciao bambini, bentrovati all'ultimo capitolo del nostro racconto L'abbraccio della neve. Sto per leggere il capitolo numero 9. Capitolo numero 9. I branchi riuniti. All'improvviso l'orsetto che avanzava nella neve trotterellando si fermò. Il papà fece un altro passo avanti. Forse è meglio se vado avanti io. No, lo porto io, protestò la mamma. Eccoli, sono là in fondo. Marta guardò nella stessa direzione e li vide. L'orso, o forse era un'orsa, da dove si trovava non riusciva a capirlo, era accanto a suo fratello, nei pressi di un tavolo da picnic. L'animale era a quattro zampe, mentre Simon era seduto su una panca. Mangiavano. Oddio, sta bene, disse la mamma, sta bene. Fu allora che l'orsetto emise un altro verso, acuto, gorgogliante. Dopo un attimo di silenzio, l'orso sollevò la testa e fiutò attraverso la neve in direzione di Marta e dei suoi. «Ci penso io, papà», disse la ragazzina, stringendo ancora più forte il guinzaglio. «No, Marta, io...» Ma il papà non terminò la frase. L'orso si alzò sulle zampe posteriori con la testa alta tra i fiocchi, guardando nella loro direzione. «Simon!» chiamò la mamma. Il bambino smise di mangiare e si alzò in piedi. «Ehi, è la mamma!» lo sentirono dire all'orso. «Mamma!» Fece percorrerle incontro, ma l'orso emise un ruggito. «Fermati!» gridò Marta. Lei sapeva molte cose sugli orsi e gli altri animali. Potevano essere imprevedibili, soprattutto se di mezzo c'erano i cuccioli. «Cosa vuoi fare?» disse il papà. «Niente imprudenze!» «Non preoccupatevi», replicò sicura la ragazzina. «So cosa fare. Voglio farmi vedere e restituirglielo. Sono più piccola di voi. Mi considererà meno minacciosa». «Non se ne parla», protestò ancora suo padre. Poi la mamma mise una mano sul suo braccio. «Ha ragione», gli mormorò. Poi Marta fece un cenno di ringraziamento alla madre. Tirò appena il guinzaglio. «Vieni!» disse all'orsetto, che prese a trottare nella neve, seguito dalla ragazzina. «Momo, stai bene?» chiese quando fu a una ventina di passi. «Sì!» rispose il bambino. «Mi ha aiutato lui!» «Credo sia una lei!» ribatté Marta. «È la mamma di questo cucciolo!» Il grizzly ruggì ancora, questa volta in modo meno minaccioso. «Lo sta chiamando!» realizzò Marta. «Sta chiamando il suo bambino!» L'orsa non la perdeva di vista un istante. Così lei sganciò il collare a cui era attaccato il guinzaglio. Il grizzly emise un altro ruggito. «Allontanati piano!» ordinò Marta al fratello. L'orsetto si girò a guardarla. «Vai, è la tua mamma! Vai!» gli sussurrò. Il cucciolo annusò l'aria e si voltò mettendosi a correre nella neve. «Vieni, Momo!» disse allora al fratello. «Senza correre, vieni qui!» Ma Simon aveva troppa voglia di tornare dalla sua famiglia. Si era già incamminato. Dopo poco cominciò a correre, sempre più impaziente, proprio quando il grande orso si rimetteva a quattro zampe. Bambino e orsetto si incontrarono a metà strada, scambiandosi uno sguardo rapido. Poi Simon completò la corsa, sempre più veloce, fino a gettarsi tra le braccia della sorella. Marta affondò il viso nella giacca del fratello. Lo tenne stretto mentre le lacrime gli riempivano gli occhi. Un istante più tardi sentì le braccia dei suoi genitori che li avvolgevano. «Simon, Simon!» mormorava la mamma tenendoli stretti. «Marta, sei stata bravissima, grazie!» Il papà annuì. «Siete stati entrambi bravissimi!» Ancora emozionata, Marta cercò con lo sguardo l'orsa e il cucciolo. Li vide, una di fianco all'altro. Camminavano tranquilli nella neve, mentre i fiocchi scendevano lievi e fitti ad abbracciarli. Bene bambini, il racconto è finito. Spero vi sia piaciuto e